Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sugli Uber Files, che ha rivelato le spregiudicate attività di pressione della multinazionale californiana, pubblicati dall'inglese The Guardian e condivisi dal consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, ha riacceso la protesta dei tassisti italiani, tornati sul piede di guerra contro l'articolo 10 del DDL concorrenza, considerato il grimaldello per la liberalizzazione del settore a vantaggio proprio di Uber. E così la protesta si è trasformata in una nuova astensione dal lavoro non prevista e non autorizzata. Un fermo spontaneo che ha progressivamente creato forti disagi a Napoli, Milano, Torino e Roma. Nella capitale alcuni tassisti hanno protestato simbolicamente in catene davanti a Palazzo Chigi. Vogliamo chiarezza e trasparenza, quali interessi nasconde l'articolo 10? Dicono i tassisti, che chiedono al governo di stralciare la norma e proseguire con la riforma già avviata nel 2019. I primi effetti dello sciopero si sono fatti sentire. All'aeroporto Caselle di Torino, auto ferme e turisti in attesa. Questa invece è la stazione centrale a Milano. Vogliamo sapere da chi è stato ricevuto il capo di Uber a Palazzo Chigi a fine maggio e di cosa si è parlato, chiedono i sindacalisti, alludendo a quelli che definiscono scenari preoccupanti. I taxi, sostengono, sono stati inseriti senza motivo nel DDL concorrenza, nonostante la liberalizzazione del servizio non sia prevista dalla direttiva Bolkestein e l'obiettivo non sia tra quelli indicati per ottenere i fondi del PNRR. Sicuramente la recente pubblicazione dei 124.000 documenti riservati di Uber ha avuto il suo peso nel favorire tesi complottiste. I files interni svelano la politica aggressiva di Uber dal 2013 al 2017 per arrivare al controllo del settore. Una campagna di lobbying pressante su scala mondiale che aveva come obiettivo il sostegno di leader politici del calibro di Joe Biden, allora vicepresidente americano, e di Emmanuel Macron, che all'epoca ricopriva il ruolo chiave di ministro dei trasporti. La multinazionale ha ammesso che ci sono stati degli errori in passato. Due cose.